E allora, signore e signori, benvenuti a tutti, benvenuti alla palestra! Serata speciale, pomeriggio speciale quello di oggi, perché siamo finalmente giunti alla presentazione della Notte di Siena Menzana Basketball. Insieme alla prima squadra verranno presentati anche tutti i ragazzi del settore giovanile. Chiamiamo adesso qua accanto a me per un saluto il presidente della Notte di Siena Menzana Basketball, Francesco Frati. Grazie a tutti, grazie per essere qua, veramente un caloroso benvenuto a tutti voi che oggi avete risposto al nostro invito e vi siete sentiti di venire ad accogliere, a salutare tutti i nostri giocatori in questa giornata di presentazione. Ringrazio anche tutte le autorità che sono presenti, gli amici delle società senesi Virtus e Costone. Ringrazio veramente tutti voi perché oggi comincia ufficialmente la stagione della Menzana Basketball. In queste settimane, in questi mesi in cui abbiamo iniziato a costruire questa nuova stagione, a me è parso chiaro che ci sia una parola che ha segnato queste ultime settimane e questi ultimi mesi, e questa parola è fedeltà. La fedeltà l'abbiamo vista in tutti i giocatori che vestiranno la maglia della Menzana, della prima squadra quest'anno, e che hanno avuto dei trascorsi nelle nostre squadre giovanili. Ben 6 decimi della nostra squadra, oltre ovviamente a tutti i ragazzi under, sono fatti da ragazzi, da atleti che in qualche modo sono passati dal settore giovanile della Menzana, che sono nati qui, e altri 2 ormai sono diventati quasi veterani, essendo con noi alla loro seconda stagione. Il secondo esempio di fedeltà è quello che ci hanno dato nuovamente tutti i nostri ragazzi. Forse non molti si sono resi conto del fatto che tutti gli atleti che quest'anno vestiranno la maglia della Menzana avevano accettato la nostra offerta di giocare per noi ancor prima che si conoscesse la categoria. Molti di loro, pur di giocare nella Menzana, erano pronti a scendere in Serie C, e poi dopo la decisione della federazione di iscriverci al campionato B interregionale in qualche modo ha gratificato questa loro scelta. Noi l'abbiamo percepito come un grande segnale di amore, di affetto per questa maglia e per questa società. Un altro segnale di fedeltà ce l'hanno dato i nostri sponsor. Qui oggi vi porto il saluto di Gianluca Rotondi, patron di Notte di Siena, che non è potuto venire per motivi di lavoro, ma che ci sarà in occasione dell'esordio in campionato domenica prossima. Ma vorrei ricordare anche tutti gli altri sponsor, che ormai molti di loro sono con noi da anni e che ci danno un contributo fondamentale, imprescindibile, per regalare a tutti noi, a tutti voi, una stagione divertente. E poi ovviamente il più bel forse segnale di fedeltà ce lo avete dato voi, ce lo hanno dato i nostri tifosi, che da quando nelle 2 settimane di campagna abbonamenti hanno fatto la fila davanti alla segreteria per acquistare l'abbonamento per la prossima stagione. Siamo ormai arrivati a quasi 600 abbonati, un numero assurdo per la categoria in cui ci troviamo, ed è stato per noi veramente un segnale di affetto bellissimo. Ci tengo a ringraziare, parlando di campagna abbonamenti, l'associazione Io Tifo Menzana, i ragazzi del settorino e tutti i tifosi che in segreteria hanno dato una mano al personale della Menzana Basketball per la vendita degli abbonamenti. Ma ci tengo a ringraziare soprattutto Carrefour, un altro dei nostri sponsor ormai datati, ormai storici, perché con la promozione
l'abbonamento te lo paga Carrefour, hanno veramente dimostrato di tenere a questa società anche oltre alla semplice sponsorizzazione. Dopo di me il dottor Nicolello avrà modo di salutare tutti voi. Fatemi ringraziare in chiusura di questo messaggio di saluto anche tutti coloro che ci danno una mano per portare avanti la stagione, in primis il direttore generale Riccardo Caliani, che è qui dietro a me, che non si ferma mai. Il consiglio di amministrazione, il vicepresidente Claudio Ridolfi, e poi Andrea, Sandrino, Roberto. Tutto il resto dello staff, non starò qui a fare la lista di tutti coloro che contribuiscono a fare il bene di questa società, ma credo che veramente li dobbiamo ringraziare con un grande applauso e dicendo nuovamente forza Menzana. Grazie. Grazie Presidente. Andiamo avanti con i saluti. Chiamo qua accanto a me l'assessore allo sport Lorenzo Lore. La buonasera assessore, benvenuto. Un saluto anche da parte sua. Buonasera, buonasera a tutti, grazie ovviamente per l'invito. Io vi porto i saluti miei ma anche del sindaco Nicoletta Fabio. E il presidente parlava di fedeltà. Io credo che l'anno scorso sia iniziato un capitolo nuovo per la Menzana Basket. Un capitolo, un percorso di grande sport, un percorso di serietà, di credibilità, di affidabilità che ovviamente la città ha sentito, ha vissuto e ha riconosciuto. L'abbiamo riscontrato l'anno scorso quando il palazzetto si è riempito in maniera incredibile per le ultime partite della stagione. L'abbiamo riscontrato anche ora quando gli abbonamenti stanno portando, il numero degli abbonamenti sta salendo in questa maniera abbastanza vertiginosa. E non mi dilungo ulteriormente, io credo che si possa fare soltanto l'in bocca al lupo a Notte di Siena Menzana, e la prossima stagione sportiva sarà probabilmente un po' più complicata della precedente. Naturalmente so che ce la metterete tutta, so che i giocatori, come diceva anche il presidente Frati, hanno un attaccamento alla maglia probabilmente non comune. So che il pubblico farà la sua parte, il comune sapete benissimo che fa anche la sua parte, quindi non ci rimane che assistere stasera alla presentazione delle varie squadre e di cominciare la stagione nelle prossime settimane augurando alla società i maggiori successi. Grazie. Grazie assessore e buon proseguimento. Chiamiamo adesso qua accanto a me il delegato CONI di Siena, Paolo Ridolfi. Buonasera. Buonasera, intanto scusate però il delegato del CONI ogni tanto oltre a parlarne bisogna anche un po' che lo faccia lo sport, quindi non ho fatto in tempo. Ma intanto è importante essere qui di nuovo al Palaestra, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale. Parlavamo giusto ieri dell'importanza degli impianti, perché senza gli impianti l'attività non si fa. Essere tornati qui in tempo quest'anno senza le angosce e le ambasce dell'anno scorso è senz'altro importante, quindi una partenza sicuramente migliore dell'anno scorso. L'anno scorso è iniziata una nuova avventura e credo che per la città sia un grande patrimonio che la Menzana sia tornata qui, sia tornata con una dirigenza e con una struttura che dà grandi speranze per il futuro. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la futura stagione e in bocca al lupo a tutti e grazie per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete per la Menzana. Grazie mille, buon proseguimento anche a lei. Chiamo adesso qua accanto a me il delegato provinciale della FIP, Enrico Trisciani.
Buonasera e benvenuto. Un saluto anche da parte sua a questo splendido pubblico. Grazie, buonasera a tutti. Grazie anche al colpo basso di Riccardo. Porto i saluti del presidente Massimo Faraoni, presidente regionale FIP. È un momento molto importante anche a livello federale, perché si stanno per rinnovare il 28 settembre le cariche, è il momento elettivo, per cui il 28 settembre a livello regionale ci saranno le votazioni e a seguire quelle a livello nazionale. Siena ovviamente per la federazione rappresenta un punto di assoluta importanza e quindi gli occhi sono sicuramente fissati su di noi. A Siena il basket viene vissuto in maniera molto viscerale, anche in maniera giustamente e ragionevolmente faziosa. La federazione vuole rappresentare tutto quello che invece unisce il movimento, e quindi avere una società come sana come la Menzana adesso è assolutamente importante, e l'augurio che porto è quello per una stagione brillante in cui tutti metteranno il massimo. Grazie a tutti. Ringraziamo anche il dottor Trisciani. Adesso un saluto anche da parte di Maurizio Nicolello, direttore commerciale Truria Retail. Benvenuto, buonasera anche a lei. Buonasera. Approfitto, a tutti. Forse ho spento io? No, è acceso. Ok. Approfitto della sua presenza per chiederle in cosa consiste la promozione che vede Truria Retail accanto alla Notte di Siena Menzana Basketball. Ma la nostra promozione è molto semplice, quella di poter offrire a tutti i tifosi del basket, in modo particolare della Menzana, la possibilità di avere l'abbonamento ripagato. Noi come Truria effettivamente diamo attraverso l'abbinamento delle due tessere, quindi la tessera fedeltà di Etruria Retail e la tessera fedeltà della Menzana, proprio dell'abbonamento, leghiamo queste due tessere e attraverso l'erogazione di buoni sconto da 5 euro negli acquisti quotidiani che vengono fatti presso i nostri supermercati della città rimborsiamo parte dell'abbonamento. È un'iniziativa che non è commerciale, molto onestamente, è un'iniziativa che parte da una logica diversa. Io personalmente come tifoso, ma poi anche come sponsor della Menzana, mi piacerebbe il sogno di vedere questa squadra crescere all'interno del basket italiano, ritornare magari anche a quello che è stato fatto in un recente passato. Per farlo bisogna chiaramente sponsorizzare la società. Lo facciamo come società, mi piacerebbe che venga fatto anche attraverso gli atti semplici che si possono fare quotidianamente, e quindi attraverso questa operazione ci piace vedere che questa squadra possa crescere. Crescendo la prima squadra, con l'impegno che i giocatori hanno dato l'anno scorso sul campo e che sono sicuro che daranno anche quest'anno, abbiamo la possibilità di tirare fuori i giovani e che possano ambire a ricoprire dei ruoli nel basket di Siena ma anche nazionale. Questo è il mio personale obiettivo e in questo che facciamo la promozione. Grazie. Ringraziamo Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail. E veniamo alla presentazione finalmente dei nostri atleti. Partiamo dalle squadre giovanili. Prima di chiamare i ragazzi, chiamo qua accanto a me il direttore tecnico Pierfrancesco Binella, il responsabile organizzativo Stefano Turillazzi e il player development coach Andrea Zanotti. Buonasera e benvenuti a tutti. Un saluto veloce anche da parte vostra. Ma innanzitutto un grazie a tutti per la presenza, per il supporto, e mi fa molto piacere vedervi qui. Veniamo da un'estate di grande lavoro e pensiamo che possa essere una stagione molto divertente dove i nostri ragazzi daranno il massimo. Il saluto è rappresentativo, vero? Vale anche per voi. Chiamiamo allora, iniziamo dalla Under 14 Gold, un applauso continuo per tutti questi fantastici ragazzi. In serie Jeremy Angulo.
Edoardo Cerase, Oceano Paz Chiappone, Raffaele Coita, Ulisse Galassi, Brando Giglioli, Alessandro Lopez Pollan, Bernardo Prestigi, Massimo Rosini, Gabriele Rogani, Giuliana Roviello, Giulio Sgheri, Domenico Sommella, Giovanni Torricelli e Valerio Raggiaschi. Il capo allenatore è Nicola Discepoli, gli assistenti sono Filippo Masi, Jacopo Borri e Niccolò Labardi, direttore accompagnatore Massimo Giglioli e Angela Pagni. Un grande applauso alla Under 14 Gol targata Note di Siena Melsana Basketball. È il momento adesso della Under 17 Eccellenza. Chiamiamo in campo Giacomo Battisti, Dario Bissanti, Filippo Borghi, Bernardo Bucalossi, Lapo Calviani, Niccolò Caporali. Arriveranno Lapo Cellini, Tommaso Fineschi, Tommaso Lastrucci. Facciamoci sentire con un applauso ancora più grande. Dimitri Lodoli, Andrea Lopez Pollan, Gabriele Mazzau, Filippo Masini, Samuele Mammoli, Tommaso Menghetti, Gianmaria Montesano, Guido Tofani e Tullio Giulio Zanchi Diaz. Il capo allenatore Pier Francesco Binella. Gli assistenti sono Francesco Barbucci e Duccio Benincasa. Dirigente accompagnatore Claudia Cerasio. Un grande applauso alla Under 17 Eccellenza. Proseguiamo, si prepari quindi l'Under 17 Gold. Accogliamo con un grande applauso Federico Abbate, Mattia Cordi, Enrico Azzurrini, Bernardo Buti, Giulio Carletti, Ivan Chirico, Gabriele Chiarelli, Matteo Cioffi, Stefano Conti, Guglielmo Derrico, Tommaso Fineschi, Matteo Morris, Tommaso Pepi, Marco Rosati, Pietro Saccone, Giorgio Sannelli e Tommaso Ticci. Il capo allenatore è Simone Labardi, gli assistenti sono Gianni Burroni e Niccolò Bellaccini. Dirigente e accompagnatore Federico Carletti. Un grande applauso alla Under 17 Gold targata Note di Siena Melsana Basketball. È il momento adesso di chiamare la Under 19 Gold. Facciamoci sentire ancora con un grande applauso per Francesco Bagnolesi, per Tommaso Binella, Cosimo Falsetti, Tommaso Frati, Pietro Gambassi, Emilio Rosati, Alessandro Paladini, Niccolò Pasquini, Andrea Perinti, Andrea Pisani, Guido Prosperanti, Giulio Rubbioli, Zeno Savelli e Alessandro Spaggiari.
il capo allenatore della Under 19 Gold, Mirko Pasquinuzzi, l'assistente è Diego Alunni, dirigente e accompagnatore Raffaele Bertini. Un grande applauso alla Under 19 Gold. Pronti allora per gli applausi per la Under 19 Silver. Chiamiamo in campo Alessandro Abbate, Cristian Bernini, Lior Borzanowski, Iago Caselli, Luca De Bollini, Samuele Labardi, Jacopo Rossi e Mattia Rubegni. Aggregati Bernardo Bucalossi, Dimitri Lodoli, Andrea Lopez Pollan, Gabriele Maddau, Tommaso Menghetti, Tullio, Giulio Zanchi Diaz, Federico Abbate, Pietro Saccone e Giorgio Sandelli. Il capo allenatore è Matteo Spadoni, l'assistente è Tommaso Corbini, dirigenti e accompagnatori Gianni Bernini e Simona Scali. Ancora un grande applauso alla Under 19 Silver. Siamo giunti alla prima squadra che, come ben sapete, parteciperà al campionato di Serie B interregionale e l'esordio è in programma domenica prossima alle ore 18 proprio qua in casa contro Arezzo. Iniziamo con lo staff societario. Accanto a me il direttore generale Riccardo Caliani. Buonasera direttore, benvenuto. Inizio di una nuova stagione, un gruppo fondamentalmente rinnovato. Siamo pronti? Sensazioni del momento? Buonasera a tutti e intanto nuovamente grazie per la vostra presenza stasera e per quello che avete dimostrato in queste settimane di campagna abbonamenti, rispondendo in maniera veramente importante. Sì, le sensazioni sono positive. Le sensazioni sono positive perché il gruppo è un gruppo che secondo noi ha le qualità per poter fare bene in un campionato sicuramente difficile nel quale ci siamo trovati un po' all'ultimo momento, però crediamo di aver fatto le cose nella maniera migliore possibile per quello che sono le nostre attuali possibilità. Io credo che quella che sta per iniziare per noi sia una stagione davvero importante, perché nel 2019, quando siamo ripartiti da zero, il nostro obiettivo di medio periodo era quello di provare a tornare in Serie B. È vero che nel mentre ci sono state le riforme dei campionati, siamo in B interregionale e non nella B unica, però io credo che sia un risultato assolutamente soddisfacente. Quindi questo deve essere un nuovo punto di partenza per un'ulteriore crescita di questa società che ha l'ambizione di provare a tornare a partecipare ai campionati nazionali senza fretta, ma con la programmazione che ci ha accompagnato fino a qua. Permettetemi di dare un ringraziamento a tutte quelle persone che nell'ombra danno una mano per far sì che questa società vada avanti, perché il front office sono i giocatori, sono quelli che vanno in campo, però dietro c'è veramente un movimento fatto di tante persone, genitori, collaboratori che da volontari puri si prodigano per far sì che la domenica qua ci sia tutto pronto e durante la settimana ai ragazzi non manchi niente. Quindi un sentito ringraziamento a tutti i nostri collaboratori. Grazie. Grazie al direttore generale Riccardo Caliani. Andiamo in serie, allora chiamiamo adesso il direttore operativo Arcangelo Galasso. Il
il direttore amministrativo Tommaso Cannoni, che salutiamo, è assente e giustificato. Un grande applauso anche a Tommaso Cannoni. Chiamiamo quindi il responsabile marketing Michele Bottoni, assente anche lui per motivi personali. Il team manager della Notte di Siena Menzana Basketball, Niccolò Franceschini. Il dirigente addetto agli arbitri, Francesco Berni, un applauso, assente per motivi personali anche lui. Non sarà qui accanto a noi, ma ci sente perché qui di fronte a me l'addetto stampa e social media manager Paolo Lazzeroni, un applauso, grazie. Un grande applauso anche alla nostra responsabile biglietteria Bianca Valentini. È su in biglietteria, quindi è presente ma non in campo. Accanto a me chiamo il medico Gilberto Martelli. Accogliamo con un grande applauso il preparatore fisico Sara Fattorini. Il fisioterapista Jacopo Boldrini. Il mental coach Lapo Baglini. Il nutrizionista Cesare Bazzetta. E adesso i tre assistenti allenatori, Andrea Innocenti, Duccio Petreni e Filippo Toscano. Infine il coach, nella sua prima stagione sulla panchina biancoverde ha conquistato tutti con il suo modo di fare. Dal non senese il suo cuore batte forte nei senesi, tanto da meritarsi un coro tutto per lui prima di ogni partita. Un applauso al coach della Notte di Siena Menzana Basketball, Paolo Betti. Coach, accanto a me per piacere. Buonasera. Buonasera a tutti. Squadra nuova, state lavorando da poco più di un mese insieme. Cosa puoi dire ai tifosi a poco più di 7 giorni dall'inizio? Stiamo facendo un lavoro di squadra da 20 giorni, manca l'ultima amichevole stasera e siamo molto contenti del gruppo che si sta creando. E niente, promettiamo il massimo dell'impegno giorno dopo giorno. Come possiamo invogliare i tifosi che ancora non hanno sottoscritto l'abbonamento a farlo nei prossimi giorni? Penso con quello che ho detto ora, cioè promettere una squadra che entrerà su questo campo con la voglia di giocare insieme e con la voglia di sbattersi fino all'ultimo minuto. Grazie coach. Grazie. Ed ora la squadra. Iniziamo dicendo che anche quest'anno la maglia da gara è stata disegnata dal nostro amico e grafico Guido Bellini. E il motivo grafico, dopo la scelta del mattonellato di Piazza del Campo, è caduta sul motivo del pavimento del Duomo di Siena. La realizzazione invece è stata fatta da Magma, fornitore del materiale tecnico della prima squadra. Partiamo dai giovani aggregati alla prima squadra, il cui ruolo è assolutamente fondamentale per aiutare grandi durante gli allenamenti.
E accogliamo quindi con un grande applauso classe 2006, Guido Prosperanti. Classe 2006, Zeno Savelli. Classe 2007, Andrea Perinti. Classe 2008, Filippo Masini. Classe 2008 anche Lapo Calviani, Dario Bisanti e Samuele Mammoli. Ed ora, gira gira, tocca ai grandi. Anche se il primo della lista è un coetaneo dei ragazzi appena presentati. Nato e cresciuto in Viale Sclavo, la scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Monteroni Basket in Serie D, una stagione che gli è servita per fare esperienza fra i grandi dopo aver disputato da protagonista per 2 anni il campionato Under 17 Eccellenza ed Under 19 Gold. Classe 2006 vestirà la maglia numero 1. Un grande applauso per Giulio Tilli. Consegna la maglia Carlo Piperno, rettore del Magistrato delle Contrade. Foto di rito e ancora un grande applauso a Giulio Tilli. La sua residenza anche cestistica è sicuramente Castel Fiorentino, ma nel suo DNA scorre anche un bel po' di sangue bianco-verde, perché all'età di 15 anni ha iniziato a percorrere andata e ritorno la tratta Castel Fiorentino-Siena, dove per 4 stagioni è stato protagonista con la maglia della Menzana nel settore giovanile, prima di tornare nella sua Castel Fiorentino per giocare stagioni da protagonista prima in C-Gold e poi in B interregionale. Il fascino del bianco e del verde però non è facile da respingere. E da allora eccolo di nuovo tra noi, classe 1999. Con la maglia numero 3, Andrea Belli. Consegna la maglia Paolo Ridolfi, delegato CONI Siena. Foto di rito e un grande applauso al nostro numero 3, Andrea Belli. Proseguiamo, il curriculum è di quelli interessanti per un ragazzo di soli 24 anni. Già 4 stagioni da protagonista in Serie B, prima a Monopoli, poi a Bisceglie e infine a Roseto. Le mani sono buone sia in campo che, dicono in molti, anche in cucina. A lui si chiede di presidiare i tabelloni in attacco e in difesa, facendo pulito, come si dice a Siena. Accogliamo con un grande applauso il nostro nuovo numero 7, classe 2000, Jacopo Ragusa. Consegna la maglia Gaia Tancredi, presidente Lilt Siena. Foto di rito anche per Jacopo. Ancora un grande applauso al nostro nuovo numero 7, Jacopo Ragusa. È arrivato l'estate scorsa, carico a palla per una nuova avventura con indosso una maglia che aveva desiderato fortemente fin da bambino ed ha risposto alla grande alle attese. Quello che non gli manca è certamente l'atletismo
i suoi zompi sopra il ferro hanno spesso esaltato il popolo biancoverde. La prossima stagione, quella che sta per iniziare, al piano di sopra dovrà ancora una volta dimostrare il suo valore. Allacciate le cinture di sicurezza, si decolla sulle ali del nostro numero 10, classe 2000, Daniele Air Marucci. Consegna la maglia Maurizio Nicolello, direttore commerciale Etruria Retail. Questo è affetto vero. Ancora un grande applauso a Daniele Air Marucci. In una foto ormai d'epoca si vede lui, giovanissimo, che entra in campo al posto di un certo Kristof Lavrinovic. Era la stagione 2008-2009 e lui giocava e vinceva scudetti con le squadre giovanili della Montepaschi Siena. La sua carriera lo ha poi visto a lungo protagonista sui campi di Mezza Toscana, prima di trovare stabilità a Castel Fiorentino, dove è diventato uno dei punti fermi, contribuendo alla vittoria del campionato della stagione 2022-2023. Nel suo scouting report c'è scritto tiro da tre punti, ma soprattutto palleggio, arresto e tiro, un fondamentale sul quale ha costruito le sue fortune. È il più anziano, esperto della squadra, classe 1992, il nostro numero 15, Alessandro Pucci. Consegna la maglia Enrico Trisciani, delegato FIP Siena. Ancora un grande applauso di in bocca al lupo al numero 15, Alessandro Pucci. Il prossimo lo conosciamo bene. Ancora non si è capito perché in spogliatoio lo chiamano Sandro, perché nel mondo è conosciuto solo ed esclusivamente come Sabionis. È l'uomo dei canestri che sfidano le leggi della gravità, ma con quelle mani, d'altronde, nulla è impossibile. Vestirà ancora la sua maglia numero 18, classe 1996, Alessio Sabia. Consegna la maglia Luca Barducci, rappresentante Sport e Salute. Ancora un grande applauso a Alessio Sabia. Anche lui è cresciuto in Viale Sclavo prima di spiccare il volo verso altri lidi e consacrarsi come giocatore di categoria in Serie B, prima a San Marino, poi a Domegna, poi a Senigallia ed infine a Bergamo, dove ha vinto il campionato portando la sua squadra in B nazionale. Giocatore versatile che può giocare in diversi ruoli, mettendo sempre la sua esperienza e la sua qualità al servizio della squadra.
Ho spento, è stato frenato da qualche acciacco in pre-season, ma adesso è pronto a portare il suo contributo alla causa bianco-verde. Classe 1998, accogliamo con un grande applauso il numero 24, Matteo Neri. Consegna la maglia Lorenzo Lore, assessore allo sport. Foto di rito anche per Matteo Neri. E facciamo un grande applauso al nostro numero 24. È l'ultimo arrivato in casa Menzana. In punta di piedi si è presentato in Viale Sclavo portando in dote una stagione da senior in Serie C a Roma e tanta voglia di mettersi alla prova al piano di sopra. E noi siamo pronti a scoprirlo giorno dopo giorno, classe 2004. Accogliamo con un grande applauso il numero 19, Luigi Magalli. Consegna la maglia Don Massimiliano Gabricci, referente pastorale dello sport. Ancora un grande applauso a Luigi Magalli. È stata una delle conferme più attese perché nella sua prima stagione in maglia bianco-verde, oltre a fare molto bene, ha ubriacato tutti e non solo con il suo cognome. È nato in Repubblica Ceca, ma ormai è quasi tutto italiano per la gioia della mamma. Noi lo abbiamo adottato sportivamente parlando e siamo pronti ad ubriacarci ancora. Classe 2000 con il numero 35, Gianluca Giangi Brosek. Consegna la maglia Monica Barbafiera, vicepresidente Fondazione MPS. Ancora un grande applauso a Gianluca Brosek. E andiamo avanti parlando di conferme. Eccone un'altra molto molto importante, perché nella straordinarietà della scorsa stagione lui è stato uno degli assoluti protagonisti, dimostrando di saper fare anche altro oltre che assegnare con continuità. Ormai è un giocatore esperto e da lui verrà chiesto di essere protagonista anche al piano di sopra e siamo certi che non si tirerà indietro. Classe 1996 con il numero 42, Vittorio Tognazzi. Consegna la maglia Antonio Saccone, presidente Polisportiva Menzana. Ancora un grande applauso al nostro numero 42, Vittorio Tognazzi. Ne manca uno. Chiudiamo con il capitano. La prima volta che ha indossato una sciarpa della Menzana c'era ancora la lira.
la prima volta che ha indossato la maglia bianco-verde, Facebook non era ancora arrivato in Italia. Non perché sia vecchio, ma semplicemente perché la sua vita è stata sempre a forte tinte bianco-verdi. Dal 2019 è il capitano della nostra prima squadra. Non esiste compagno di squadra che non lo ami alla follia. Non esiste tifoso bianco-verde che non lo chiami semplicemente Edo. Perché nessuno come lui qua dentro è di casa. Accogliamo con un grande applauso il capitano che tutti vorrebbero avere, ma ce l'abbiamo solo noi, con il numero 4, classe 1999, Edoardo Edo Pannini. Consegna la maglia il presidente della Note di Siena Melzana Basketball, Francesco Frati. Ancora un grande applauso al capitano Edoardo Pannini. Quando hai fatto, Edo, ti aspetto accanto a me, per una domanda. Grazie. Buonasera di nuovo. Un po' d'emozione? Sempre. Manca una settimanina precisa. Sì, intanto grazie a tutti. Grazie per essere venuti. Grazie anche per tutto il supporto che ci state dando, lo vediamo la campagna abbonamenti che sta avendo dei numeri senza senso per questa categoria, e noi lo sentiamo e lo vediamo questo supporto, e quindi tutte le volte che noi scenderemo in campo non lo faremo soltanto per noi 20-25 ma per tutti voi, per tutti quelli che ci seguono da casa e non sono potuti venire qui. E anche per i tifosi che non ci sono più, come ad esempio la persona a quale è stata dedicata questa giornata, come Lello Ginanneschi. Un'ultima veloce domanda, visto che manca una settimana e vivi il gruppo ovviamente giorno dopo giorno, siamo pronti? Prontissimi, no, non vediamo l'ora. Stasera è un test importante, però ecco, siamo carichi e pronti a dare battaglia da domenica prossima. Un grande applauso al capitano Edo Pannini. Direi che siamo giunti al termine di questa bellissima e calorosa presentazione. Chiamo qua accanto a me il presidente per un saluto finale. Grazie ancora a tutti, credo che il miglior modo per iniziare questa stagione sia farlo partendo dalle parole del capitano Edo Pannini, quando ha ricordato a tutti che questi ragazzi che scenderanno in campo lo faranno avendo sulle spalle non solo la responsabilità ma soprattutto il supporto e il sostegno di tutti i nostri straordinari tifosi, e questo credo sia la migliore promessa che il capitano a nome di tutta la squadra poteva fare a tutti noi e a tutta la città. Permettetemi di dire una parola finale ricordando ciò che succederà tra pochi minuti, e cioè il momento di ricordo di Lello Ginanneschi. Credo che molti di noi che siamo oggi qui al palazzetto lo conoscessero di persona, quindi non c'è bisogno che vi racconti quali fossero i suoi straordinari pregi. Voglio solo dire che noi ritenevamo importante, indispensabile ricordarlo in qualche maniera, onorare la sua memoria e farlo assieme alla sua famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Lello, lo sapevate, lo sapete, lo sapevate
aveva sempre il sorriso sulle labbra e credo che vorrebbe essere ricordato così, con il sorriso sulle labbra di tutti i suoi amici e sentendo il pallone da basket che rimbalza su questo campo. Grazie a tutti. Ancora un ringraziamento al presidente Francesco Frati. Grazie davvero a tutti. Tra una settimana parlerà il campo. Buona serata e fino alla fine, Forza Melzana!